Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Super Mario 3D World. Ultima volta, ora sto registrando un pochettino con lentezza, devo dire, questa serie, perché sto cercando di concludere quella di Zelda e quindi siamo rimasti a questi due livelli sbloccati. Non perdiamo altro tempo e buttiamoci nel sotterraneo scoppio. Let's go! Mondo 5-5. Attenzione, cosa è questa struttura? Facciamola esplodere con le bombe. No, mi piaceva molto di più quell'altra trasformazione. Va bene, non fa niente. Una bomba. What? E qui? E cosa succede? Nulla di che. Possiamo fare così e rompere questa situazione. E qui. Wow. Stella. Stella. Ottimo, direi. Poi c'è qualche monetina. Passiamo da qua. Vedo che è la stessa identica strada di qua. Non penso ci siano grossi segreti. No, dammi un'altra bomba. Devo far esplodere tutti quei Pow. Ok. Siamo per di qua. Inseguiamo questo fungo. Oh, è perso. Un coniglio. Stella. Alright, stiamo proprio per cascare di sotto. Alright. Qui? Niente? Ok. No? Prendiamo questa bomba e la tiriamo qui. Ok, non ci sono sorprese, a parte questa stellina. Oh, questo ci è andato... No, no, no. Vabbè, foglie su foglie. Entriamo sulla nuvoletta, messa in un modo un po' sbilenco. Wow. La tiriamo. Non volevo tirarla lì comunque, ok. Fino all'ultima mattonella. Lanciamo qua. Perfetto. Ah, era un Super Mario a bit. Super Bit Mario. Perfetto. Tristellata questa, tristellata. Mentre qui abbiamo una... Vai. Esplodi pure. Wow, ho rischiato grossissimo. Wow. Allora, qui dobbiamo fare una bella cosa tipo così. Aha, perfetto. Livello concluso veramente egregiamente. Infatti questo gioco ti stupisce perché ti mette livelli tranquilli, abbastanza semplici, intuitivi,
alternati ad altri veramente insidiosi, devo dire. 3 stelle sono ottime, ottime. Andiamo allora, prima in questo circo. Sarà un bonus, immagino. Sì, un timbrino free. Tanto vedete che la nostra parete di sticker si sta riempendo sempre più. Ottimo, possiamo andare in quell'altro livello. Questo qui con questa torta. Qui vediamo un po' di come si può cambiare personaggio. Collegati. Vabbè. Forse. Allora, devo entrare e premere l'R. Vediamo. B cambia. Peach. Perché questo secondo me va fatto con Peach. Ok, proviamo anche a usare un altro personaggio. Come funziona? Perché ogni volta che salto io alterna. Ok. Ho capito. Va bene, forse non serviva nemmeno Peach. Prendiamo Peach, sparafiamme. Perfetto, ci pigliamo Peach che non fa nulla. Però Peach riesce a fare questa planatina standard. Quindi qua. E ci prendiamo anche la stella. E qua. E quello che cos'è? Cos'è? Due Peach sono meglio di una Peach. Quindi così. No, riscendiamo. Allora, uno, due, tre, quattro, perfetto. Bandierina. Non si risolve proprio così. 3 Peach. No, ho perso 2 Peach. E qui che succede? Ok, meno male che ho intuito il salto in quel momento, perché sennò era, poteva diventare triste e perdevamo la stella. Allora. Ecco, questo è abbastanza inganno. Eh no, ce le siamo persi. Qua ci vogliono due Peach. Due Peach. Beh, devo dire che con Peach è anche relativamente semplice. Però i livelli, devo vedere cosa fa Luigi e cosa fa Todd. Comunque, questo livello è abbastanza easy. Poco stellame, però vabbè. 2 di 3. Not bad comunque. E abbiamo la slot.
La slot. La slot, ragazzi. Sempre loro. Unplanned, finalmente. Anche nel video, non solo quando gioco da solo. Monete a go go, one up a go go, ragazzi. Abbiamo ben 41 vite, cioè siamo pieni. Ok. Sta andando la voce. Questo livello prima del castello. Ce lo spacchiamo. Spacchiamo anche il castello. Riflettori traditori. Mettiamo un bel Super Mario. It's me. Non bisogna molto Metal Gear. Ecco qua, lo sapevo io. Buono, buono, buono. Dobbiamo... prendiamo questo. E qui? Ah, ci serve una molla. Ci serve una molla per prendere quella stella. Facciamo il giro da fuori. A posto. Vabbè, ce ne importa ben poco qui. Bandierina, ok. Segreti? Segreti non ne ho. E invece qualcosina, qualche monetina buttata lì. Siccome di vite ne abbiamo poche, le monetine sono importanti. Ci prendiamo pure senza problemi il via. Che ci ha dato? Boh. Andiamo sopra. Oh, però qui ci sono i timer, quindi ce li prendiamo. Via, via. Via, via. Mamma mia, ragazzi, che schivatoni. Che schivatoni. Devo farmi prendere e far colpire questo. Ok. Saliamo e ce l'abbiamo fatta. Ok. Due stelle, mi pare. Una l'abbiamo saltata, credo. Non ci ho fatto caso, però. Va bene, castello. Castle. Altro stickerino che si aggiunge. Ah. Premiamo A. A. E dove si va? Dritti dritti al castello. Ci accingiamo a finire questo mondo 5. Ci accingiamo. Fortezza del Re Clompo. Let's do this. Ok. Si entra. Si entra e si chiudono le porte. Ok, perfetto. Era quello che volevamo, perché non l'ho fatto apposta. Non mi piaceva la trasformazione, mi rendeva tutto troppo facile. Preferisco questa. Ok. Andiamo giù. Facciamo così. Però gatto, devo dire che
il suo perché. Era importante buttarsi di sotto, però, cioè, sembra una cosa successa per sbaglio. In realtà era tutto calcolato perché mi ributtavo la foglia. Tutto sotto controllo, come vedete. Vedete? Tutto tranquillamente. Ogni tanto devo pure perdere una vita, se no può sembrare che c'è qualcosa di strano. Il gioco no, l'ho messo da parte. Allora, double, facciamo così. Dobbiamo saltare su quest'altro. Molto molto aggressivo il gatto, come aspettiamo questo. No, sicuramente non faccio in tempo. E invece faccio in tempo. Stellina. No. Cubo. Bandierina. Ok. Ok. Molto easy. Aspettiamo con calma. Non ci facciamo prendere come al solito dalla fretta. Altra campanella. Perfetto. Pensava che la lasciassi scappare. Lì sotto cosa c'è? Nulla. Ok. Quando si mette così saltiamo. Saltiamo. Ottimo. Due stelle già prese. Non so se è qui. Cioè, qui c'è il boss. Quindi non penso proprio. Ce la siamo saltata. Allora, come funziona questo? Si sposta. Gli dovrò saltare sicuramente in testa sulla X. Ok. Molto 64. Vediamo. Vediamo. No. Ah, ecco, proprio devo aspettare. quindi, ok, forse non devo stargli a fianco. Come lo giro? Uno. Torna così. Non mi prendi. No. Ti devi girare dall'altra parte. No, no, no. Ritrasformiamoci, va. Evitiamo. Eccoci. Colpo 2. Ultimo. Ultimo. Girati del punto giusto. Non sarà sicuramente questo. Potrebbe essere questo se si butta in avanti. Eccolo qua. Perfetto. C'è altro? Si incaronisce. Oh, cos'è questa moschetta? No. Finita così. Prendiamo queste monetine e ce ne andiamo. Perfetto, ragazzi. Perfetto, perfetto. Andiamo anche il timer. Ecco la principata. A tutta. Monetine, non le disprezziamo, infatti one up, abbiamo poche vite, solo 42. Per pochissimo 10k. Ce l'abbiamo fatta, signore e signori. Mondo 5 completato, almeno credo, se non c'è un altro qualcosa dopo.
come nell'ultima volta, mi pare, fosse una specie di isolotto con un livello bonus. Siamo a 97 stelle intanto. Ecco la principata che ci apre con la sua chiave inglese, ma senza mostrarci come, un tubo per il prossimo mondo. Una chiave che suona anche, ecco qua, ci ha aperto il passaggio. E ci accingiamo, premiamo A ed eccoci qua. Mondo delle nuvole, signori e signori. Allora, ci siamo. Però direi solo il primo. Facciamo solo il primo? Dai, facciamoci solo il primo. E concludervi un assaggio di questo mondo 6-1, percorsi trasparenti. Let's go. Let's go. Andiamo a destra. Contro le monete. Su. Colpiamo senza indugi. Così. C'è chi dice che è meglio. Io dico che è peggio. Andiamo di qua. E invece sono un pirlotto. Perché qui va fatto o sparando questi. Vediamo. Allora, qui bisogna andare dritto, prendere l'invulnerabilità. Farsela per forza di cose così. Allora, qui intanto abbiamo questo cubo. Ok, vediamo un attimo qui che cosa succede. Ci prendiamo una riserva. Tubo. Ah, niente, assolutamente inutile. Oh, one up. Volevo fare va, girati. Non gli si può fare assolutamente nulla. Quindi andiamo sopra. Andiamo giù, se no ci prende. Stella. Ugone. Bandierina. Oh yeah. Vai. A tutta. Due stelle prese. 43 vite, siamo messi direi egregiamente. L'unico problema è devo usare il pole. Brividi. Andiamo sopra. Prendiamo 1000 punti praticamente. Non il primo, ma il secondo. C'è anche una specie di bonus. Non si può andare contromano, quindi ripercorriamo la situazione. Questa volta no. Questa volta si muove. Vai. Ottimo. Si va. Però due stelle. Mi puzza di fine livello. Oh ragazzi, peccato. No. Non ci sto a questa. Non ci sto! Cioè, dai, tiro la pallina e mi entra. No, vabbè, ragazzi, no, non ci sto proprio. Cioè, no, la stellina persa così o no. No, voglio. Faccio ricorso. Datemi un qualcosa. No. Non ci posso credere. Me lo sono bruciato veramente come un idiota. Dai, cioè, no. Non ci credo proprio. Andiamo su.
perso un pochino di tempo, non fa niente. Facciamo così. Perfetto. Aperto. Ok, ora possiamo andare giù. Dove su? 79 secondi, vabbè. Un Todd. E che cosa... Forse lo dovevo colpire. Non so, quel Todd forse andava colpito. Mi sono perso un bicchiere d'acqua perché ho bruciato quella... la trasformazione in quel modo ridicolo. Vabbè. Vabbè, livelli usciti meglio, livelli usciti peggio. Si possono comunque rifare, quindi... Quindi abbiamo avuto anche un assaggio di questo nuovo mondo 6 tra le nuvole. E ricordo che puoi prendere per aprire la mappa del regno e fate spostarti l'ultimo mondo che è sbloccato. Va benissimo, lo sappiamo già. Puoi anche vedere il numero di timbrini e di stelle che ha raccolto. Ce lo ricordiamo, ce lo stai ricordando al mondo 6. Quindi ce lo ricordiamo quando siamo a 99 stelle, 22 timbrini, 67 monete, 43 vite per questo video. Anche perché, come forse si potrà sentire, mi sento della voce, è tutto, avevo registrato anche uno prima, e quindi lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.